Allora, ciao a tutti. Intanto controllo sempre se ok, c'è la presentazione. Vedete che c'è anche il link per acquistare il software già. Comunque adesso lo andremo a vedere tutto in filo e per segno. Ciao a tutti. Allora, visto, mazza, già 27, buono. Allora, diciamo che possiamo anche partire. Allora, intanto il software che adesso vi mostro, che è solo uno dei tanti, vi dico già che tra un mesetto a fine a ci sarà un altro software solo sui virus, batteri, Covid e quant'altro. Ok, quello ovviamente è molto più piccolo e costa ovviamente anche meno. Questo software che io ho fatto è un software davvero molto completo, molto complesso. Per farlo è stato impegnativo, pure perché io non sono un programmatore, o meglio, da piccolo programmavo appena uscito da scuola, poi ho fatto altro e mi sono trovato un po' a dover rispolverare quelle che erano delle mie vecchissime competenze. Allora, partiamo. Vi faccio vedere subito che cosa accade quando comprate il software. Ovviamente nella vostra area privata c'è ho già fatto un blocco che è dedicato al software. E andrete in questa pagina qua. Come vedete, è la classica pagina che trovate in tanti miei corsi. Vi trovate qua e avete materiale, i video qui sono due, i circuiti di protezione e una lezione della scuola in cui andavo a far vedere l'efficacia del software. Materiali: abbiamo le carte di San Giovanni e di Malcolm Rae, che poi dopo vi dico. Quadranti, circuiti, avete tutti i sigilli di Salomone, avete tanti circuiti, soprattutto quelli di protezione. Quadranti, ovviamente sempre i soliti 140, ma ne andrò a mettere anche altri. Manuali, quindi come si usano i 44 sigilli, manuale del software, i due volumi di San Giovanni e il manuale delle rate. Poi abbiamo gli aspetti legali, quindi il consenso informato, l'informativa sulla privacy, la scheda cliente che qualcuno mi ha chiesto, non sono riuscito a integrarla purtroppo all'interno del software. Io intanto metto la diretta anche sul cellulare, almeno mi vedo. Eh sì, perché è soltanto Windows, perché Mac, non Mac scritto in questo modo, ha un altro tipo di linguaggio che è un casotto. Ok, allora quindi abbiamo anche l'attestato sulla legge 4, il codice etico, attestato anche di possesso del software. Avete poi anche dei software di assistenza tecnica. Mazza, 51 persone, mai avute così tante. Bene, in cui avete anche tre software, o meglio due.
Anydesk e TeamViewer sono i software che ci consentono di intervenire io nel caso in cui ci dovesse essere un problema di installazione. Cioè io da qui posso entrare nel vostro computer, ovviamente con voi davanti, e non è che lo posso fare ora. Questo perché? Perché il costo del software che è di 97 euro, nel caso in cui io stesso non dovessi riuscire a installare il software, vi viene convertito in uno o più corsi di formazione o una o più consulenze. Ok? Allora, andiamo alla parte quella più importante. Qui avete due file. Io andrei su harmonywave.msi, bottone qui, e ovviamente si va su scarica. Ora vedete c'è scansione antivirus, quindi c'è magari potreste avere un avviso, questo è un software non è sicuro, è sicurissimo, manca solo la firma digitale. Vedete, questo tipo di file potrebbe essere pericoloso, non è assolutamente pericoloso, anche perché l'ho installato anche sui miei computer che hanno il conto corrente bancario, i dati di accesso al sito, quindi figuriamoci se posso permettermi di avere dei virus al computer. Allora, per quanto riguarda il Mac, vi dovreste comprare un software che crei una macchina virtuale. È una cosa un po' complessa, ma se conoscete qualche tecnico informatico, forse vi può aiutare. Una volta scaricato il software, eccolo qui, lo andiamo a installare. E vi compare questa figura, PC protetto da Windows. Noi andiamo, se avete questo tipo di antivirus, andiamo su Ulteriori informazioni e Esegui comunque. Adesso lui prepara, ci mette qualche secondo, mettiamo avanti. Questo è il percorso, quindi è dove vi installerà il software. Andiamo ancora su avanti, avanti, e adesso ci mette qualche secondo. Ciao intanto a tutti. Ci mette qualche secondo, dipende da quanto è veloce il vostro PC, ok? Quindi adesso cerchiamo di vedere, adesso ci mette un po', ma è solo perché adesso compare se sei amministratore, accetta, sono le solite cose di quando andate a installare un software. Poi sul mio computer giù, che è un po' più, che è molto più nuovo, non c'ha praticamente un mese, è molto più rapido. Ecco qua, vuoi consentire? Sì. Installazione rapidissima, fatta. Chiudi. E adesso andiamo sul desktop. Quindi stop screen e andiamo sul desktop. Finestra, schermo. Allora, un attimo, non mi ricordo mica come si vedeva il desktop. Come non si vedono i passaggi? Ah, ok. No, ok, sì, non c'è non c'è problema.
Poi ve li rifaccio ve vedere. È vero, è un mio errore. Mi sono scordato come funziona il discorso. Allora, una volta che si va scusate un attimo. Scusate un secondo, c'è un. Ah, no, no, no. Ok. No, no, poi. Ho capito. Poi dopo vi spiego tutto quanto di nuovo. Ok? Allora. Posso installare direttamente nell'hardware o solo nel drive? No, 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 va installato sul tuo PC. Allora, un attimo, però no, è un problema abbastanza. Che non mi fa vedere, lo sapevo io. Allora, aspettate, vediamo come posso. Allora, ok. Allora, adesso intanto vi faccio vedere il software. Mi dispiace, ma purtroppo ce n'è sempre una. Ce n'è sempre una. Allora, condividi schermo, finestra e questo è il software qua. Ok? Poi vi dico bene, vi rispiego tutti i passaggi. Ero convinto che vedeste. Ok, allora, qui purtroppo c'è un problema che ogni volta io devo necessariamente interrompere la condivisione per ogni sacrosanta cosa. E questa è una rottura di scatole enorme. Allora, questo ovviamente è ciò che vi appare dopo aver cliccato sul software. Altro non è che le avvertenze, quindi questo software ai sensi della norma 4 bla bla. Andate su chi udi e praticamente andate dritti dritti sul menu principale. Il quale menu principale è questo. Allora, queste sono le macro aree. Allora, abbiamo il corpo umano, quindi anatomia, malattie, quindi sia malattie degli apparati e sia altre malattie come ad esempio quelle infettive, quelle mentali. Poi abbiamo il disgregatore antifumo, tutta la parte di tutti i problemi femminile, tutta la parte di tutti i problemi maschili. Poi abbiamo la ghiandola pineale, le mappe del corpo, la melatonina, i neurotrasmettitori, gli organi del corpo. Lo so, purtroppo è un problema di questo software, non il mio, però insomma, avete tante
voci, poi vi metterò le immagini. Purtroppo sto programma è un casino e non pensavo, però vi faccio vedere comunque voce per voce. Ci metto un po', ma vi mostro voce per voce. Ok, questo è anatomia generale. Allora, vediamo se lo vedete, sì. Allora, gran parte del software è fatto in due blocchi principali: area testimone e area invio del trattamento. Area del testimone, se clicchiamo qui, possiamo andare a cercare la foto del cliente, oppure andiamo a mettere nome, la data di nascita e l'intento. Area patologia, che in realtà è area organo, ma poi quello lo reggo io, perché comunque qualcosa a me, come sapete, mi sfugge sempre, ma io tanto poi anatomia area organo. Andate a selezionare uno o più organi che devono essere riequilibrati. Ok? Come li trovate questi organi con il pendolo? Quindi si prende il pendolo, si prende un pendolo qualsiasi, ok? Si passa o sullo schermo del computer organo per organo, oppure usando il manuale delle rate, selezionate ogni singola voce. Ogni singola voce con una matita, un filo di rame. Luogo di nascita, no, non serve. Al limite, nei casi quelli più importanti, tipo un Ciro Esposito, che sono tantissimi, allora puoi metterlo anche a livello di intento, ok? Puoi scansionare anche una firma se ti trovi meglio con la firma. Sì, questo è una immagine, quindi qualsiasi immagine va più che bene. Area invio del trattamento, andrete a inserire le rate radioniche o quelle che stanno all'interno del librone, oppure ve la cercate voi come secondo le istruzioni che vi ho messo nel manuale. Le andiamo a inserire qua. Ok? Sono al massimo 15 numeri. Qualora non dovessimo avere il pendolo, qualora sentiamo magari che non stiamo noi tranquilli, abbiamo qualche dubbio, abbiamo la possibilità di generare in automatico una sequenza andando a cliccare il tasto G. Con C andiamo a cancellare la rata. Qui sotto possiamo andare a mettere la frequenza sonora. Allora, per un problema del sistema e delle varie schede audio, non è possibile avere hertz sotto i 57 hertz. Ok, quante rate si possono inserire? Una, ma nel momento in cui tu vai a
dover riequilibrare, che ne so, 5 organi, ti fai le rate su quei 5 organi. Fegato 2 volte. Ok, grazie. Tanto poi correggo, c'è sempre qualcosa che mi sfugge. Però, ok. Quindi andiamo a inserire poi anche la durata in secondi, ok? Ho messo fino a 10 minuti al massimo, sia la frequenza sia la durata potete sceglierla con il pendolo, ok? Oppure vi affidate al libro sulle rate, ok? Questa parte del suono si può usare nel caso in cui dobbiamo informare un bicchiere di acqua oppure il testimone di una persona che è esterna al software. Quindi, per dire, usando uno iantra, si mette il testimone sopra, si attaccano le cuffie, si mettono le cuffie sul testimone al centro dello iantra, o il triplo decagono, o un circuito di protezione, o all'interno della GNSA, o all'interno di una piramide, o all'interno della pentasfera, all'interno di un po' quello che volete voi, ok? Io ho la mia scatola, quindi se qualcuno di voi è in grado di farsi una scatola, può fare in modo che le cuffie entrino all'interno della scatola. Nel caso in cui non dovessimo avere questa possibilità, si invia il tutto andando a cliccare invia il trattamento. Vedete, c'è una banda verde che scorre, e eccola qua. Una volta che dice il trattamento è stato inviato con successo, poi andrete a fare le varie prove. E questi due blocchi, area del testimone e area di invio del trattamento, sono dei blocchi fissi che stanno praticamente in tutti gli schemi. In tutti gli schemi. Quindi non è che ve li faccio vedere proprio tutti, 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 pure perché alla fine sono tutti blocchi praticamente uguali. Andiamo, adesso vi mostro invece una parte più interessante. Vi mostro ad esempio il riequilibrio dei chi acra. Allora, ma guardate se ogni volta devo fare questa cosa io non l'ho capita. Comunque, ok. Riequilibrio dei chi acra. Come vedete ci sono i due blocchi, no? Questa c'ha una cosa in più. Anche qui vi andate a cercare la vostra rata, oppure ve la prendete dal manuale. In questo caso si può dare anche il colore, ok? Si mette il testimone, quindi foto, firma, quello che vi pare. Si seleziona il chakra che deve essere riportato in equilibrio. Anche qui c'è tutta, vedete, c'è la banda verde, ma qui c'è una cosa in più. Una volta che siamo andati a riequilibrare tutti quanti i chakra, allora possiamo anche passare alla pulizia completa del campo. Che come è scritto qui, si può cliccare anche solo qua, oppure si può selezionare il colore bianco.
un po' come quando si usa il pendolo di Easy, no? Ok. E questo è sui Chi Agra. In tanti mi avvede chiesto anche delle cose un po' più semplici. Allora, vi mostro lo schema più semplice in assoluto, il generatore di rate. Anche qui, no, per adesso solo quelli anteriori. Vedete, presente che il software è sempre in aggiornamento, Marco, quindi acquistando il software vi siete garantiti anche tutti gli aggiornamenti del caso. Si possono fare partire diversi trattamenti per persone diverse? No, no, no. Preferisco che si faccia prima una persona e poi l'altra. Questo è lo schema da cui è partito un po' tutto quanto. C'è la parte come solita, quella di base, frequenze, invio del trattamento e generata. Quindi si scrive per dire Emiliano amici bla 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 e si clicca su generata. Questa rata quindi è la rappresentazione energetica del testimone e dell'intento. E questo è molto semplice, no? Mi fai una rata per darmi energia? Emiliano, amici, 1501 83, energizzare. GN generata. E vi dà una sequenza. Andiamo a farvi vedere un'altra cosa curiosa, e questa è la cosa che vi confesso ci ho messo un po' di più a fare. È la macchina duplicatrice o anche una macchina che crea il rimedio. Anche qui vedete i vari blocchi, quelli che sono ormai fissi, e poi c'è invio rimedio oppure la creazione. Se vogliamo creare una rata per un rimedio, si va a inserire qui la foto del, per dire, del farmaco, ok? Avvia creazione. Quindi lui intanto crea. Mettiamo caso che qui c'è il moment, ad esempio. Lui intanto sta inviando, e si genera la rata. E questo è lo stesso identico modo. Questo copia, ok? Quindi si mette qui il nome del farmaco, si mette qui il testimone della persona, oppure si va a compilare qui, è la stessa cosa, avvia, o meglio, invia il trattamento, e anche qui c'è generata. Vi faccio vedere adesso, intanto mi sto segnando quelle due o tre cosettine che forse potrebbero essere anche meglio. Malattie, vi dico che per fare questo è stata una fatica immonda. Ecco qua. Come vedete sempre lo stesso blocco, testimone,
testimone in via del trattamento. Qui abbiamo la scelta degli apparati, quindi apparato cardiovascolare, malattie, il digerente, malattie, escretore muscolare, respiratorio, scheletrico, il tegumentario. Queste sono le principali malattie. Qualsiasi voce dovesse mancare, si può mettere qui su intento. Nell'area della foto del testimone si potrebbe mettere potenzialmente le etichette ebraiche Malachim o angeliche. Nella foto del testimone, sì, perché tanto il nome lo vai a inserire a prescindere, quindi sì, no, non è una cattiva idea. No, bella. Altra cosa che in tanti mi avete chiesto è la parte dei fiori vibrazionali. Rimedi vibrazionali. Vediamo se abbiamo qui un po' di tutto. Allora, questa è una cosa un po' più complessa. Anche questo è stata una bella impresa. Allora, anche qui il blocco per inserire foto, le rate, bla bla bla. Manca un tasto, mannaggia, manca sempre qualcosa. Vabbè, poi aggiungo, mannaggia la miseria. Rimedi vibrazionali. Devo mettere il tasto avvia. Ok. Il momento lo mandi solo una volta, non è come... No, lo mandi solo una volta, però poi, beh, no, in questo caso no. Però se ti trovi una rata, con quella rata ci puoi informare anche un bicchiere di acqua. Sì. Allora, vedete, qui abbiamo la creazione del rimedio secondo il Sangevini. E qui puoi dire se copi, se lo crei o se lo trasferisci. Qui c'è il neutralizzatore, quindi anche qui si clicca e si crea il testimone. Poi abbiamo i fiori di Bach e ogni fiore ha nel manuale la sua rata, la sua frequenza e la sua durata. Fiori australiani, le piante officinali, i rimedi omeopatici, solo alcuni perché sono migliaia, i rimedi di Hildegard e gli oli essenziali. Anche qui, qualora ad esempio un olio essenziale non ci dovesse essere, basta aggiungerlo sull'intento. Ok? Andiamo adesso in un'altra parte che ho appena fatto alle 8, praticamente, gli animali. Sto un po' sistemato, eh. Purtroppo, non essendo un programmatore, qualcosa... Allora, finestra, ecco qua, condividi. Allora, gli animali, anche qui due soldi di blocchi, e poi abbiamo i cani, quindi malattie tipiche dei cani, in più aggiunto stasera alle 8 le razze dei cani, le razze più importanti, gatti, cavalli,
Sono 150 razze, ma probabilmente sono anche di più, volatili e rettili. Vedete che a ogni voce cambia anche la patologia, ok? Quindi se dobbiamo trattare, ad esempio, un cane che ha la dermatite atopica ed è un San Bernardo, si crea una rata. In questo caso, mettiamo che il nome del nostro animale è Bobby, ok? Se sappiamo anche quando è nato, ok? Qui mettiamo trattamento della dermatite, selezioniamo. E andiamo a generare noi una rata, se non abbiamo il pendolo, se andiamo di fretta. Questa rata è praticamente il riassunto, c'è anche nei ticcio, cioè l'ho messo, dovrei averlo messo da qualche parte, c'è, no, ho messo il cavallo, aspettate. Questo lo togliamo. Se è meticcio, ci dovrebbe essere. Se non c'è, si può anche andare qua a scrivere. Mettiamo che il nostro cane, ad esempio, un pastore, quindi abbiamo questo con la rata, andiamo a inviare il trattamento, ok? Come ho detto prima, allora o cliccate su GNR oppure ve le cercate come tu stessa sai fare stando nella scuola, quindi con il serpentone, con il circuito dei numeri cosmici di Busby, oppure le andate a prendere dal librone delle rate che ora vi mostro. E questa era sugli anni mali. Abbiamo poi anche i cristalli, le sangevine, le sostanze naturali, quindi i complessi vitaminici, i gemmoderivati, gli integratori, gli oligoelementi, i sali di Schussler. Sono blocchi uguali, quindi nel momento in cui avete capito il meccanismo ai lati, sì, ci ho sputato sangue, è stata una follia. Ok, vi mostro una cosa su cui vado realmente fiero, molto complessa. Questa è stata davvero molto complessa. E questa è praticamente rimozione delle energie negative. E qui viene un po' il bello, perché qui c'è una cosa in più. Sempre i due soliti blocchi. Azione negativa, quindi qui andiamo a selezionare con il pendolo oppure con il librone delle rate, con una matita, un filo di rame, con il pendolo si passa ogni singola voce e vediamo dove il pendolo vi va in senso orario, oppure con una scala che vi va da 0 a 10, voce per voce, andiamo a vedere quanto è forte quel tipo di problema. Ok? Ah, e c'è un quadrante anche per trovare uno o più sigilli da inviare. Anche qui ogni sigillo ha la sua rata.
Qui abbiamo poi i circuiti di protezione che vi vengono spiegati in un video a parte. E qui avete due quadrati. Nel quadrato più grande ci andate a mettere un sigillo. Vediamo un po' se ne ho qualcuno. Ne mettiamo uno a caso, Marte. Sigillo di Marte. Al centro ci andiamo a mettere il testimone della persona, se abbiamo la foto. Almeno vi faccio vedere diciamo come funziona nel complesso. Poi possiamo andare a selezionare anche i circuiti. Si mette ovviamente sempre il testimone, si crea un arato, la facciamo generare dal sistema e si invia. Vi faccio vedere una cosa. Che cosa succede se metto un numero sotto il 57? Crea questo messaggio di errore. Non so se voi lo vedete, ma vi crea un messaggio di errore. Basta poi andare a cliccare su continua. Purtroppo a voi non si vede perché quando sovrappone il programma non fa vedere più un cavolo, ma non è un problema mio di StreamYard che purtroppo fa questo. E a questo punto si invia il trattamento. Non lo invio ora perché non so se questo è il sigillo che a me oggi serve. Ok, altra cosa curiosa che vi posso mostrare, ovviamente c'è la stessa cosa sulle geopatie. Quindi geopatie, ecco qua, anche qui ne ho trovate tanti, tante. Vogliamo metterci anche gli arcangeli. Integrazione con dei circuiti e anche qui il testimone intento. Andiamo a selezionare se si tratta di una abitazione, se si tratta di un ufficio o se si tratta di un luogo commerciale. Con l'aggiunta, qui c'è una cosa in più, l'aggiunta del campo indirizzo. Nel mio caso andrei a scrivere Via Fontanella del suffragio 17 Viterbo, essendo la mia casa, metto abitazione. Ok, e anche qui se ne possono selezionare più di una di voce. Altra cosa. Vediamo un po', vi faccio vedere le Malcolm Reichardt e le Sangevini, e poi praticamente il software è questo, ok? Una volta che capite i due blocchi, quello del testimone e l'invio del trattamento, il resto è solo un semplice click. Allora, vi faccio vedere. E se si tratta di un terreno, indirizzo e mappa, sì, puoi mettere l'indirizzo, puoi mettere in area testimone la mappa. Malcolm Rae, intanto chi era? Era una persona che negli anni 70 comprende come le forme creano appunto energia. Non era ovviamente niente di nuovo, la scuola franco-belga già aveva avuto i suoi buoni risultati,
riscontri. In qualche modo lui anticipa i Sangiini. Allora, testimone, blocco, orate, ormai lo sappiamo. Andiamo a selezionare, secondo ovviamente dove avete messo voi le carte, le lettere ebraiche in questo caso no, ancora no, ma credo che sarà uno dei prossimi aggiornamenti. Allora, un attimo che trovo le carte, che qui però non ho perché ce l'ho sull'altro computer. Voglio morire. Scusa, per i vari sottomenu hai già realizzato quadranti? Ah, beh, no, 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 no. Non su tutti mi era impossibile. Mi era realmente impossibile. Non sono riuscito, anche perché altri 20 il costo del software sarebbe stato anche decisamente più alto. Perché no, 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 sarebbe stato. Allora, se il software mi trovasse anche la durata,││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 
parte tutto. Guarda, te la faccio ancora più semplice. Rata, frequenza e suono, le ho già preimpostate. Sta a voi cercare di capire se quei dati sono utili o no, perché se il pendolo vi dice sì e testate su una scala da 0 a 10 vi dà un valore di almeno 8, allora tu hai la sequenza, c'hai la frequenza, c'hai la durata e vai a mettere Q e Q L. Non si può fare tutto in automatico. Il pendolo resta sempre un elemento imprescindibile. Intanto avevo passato un circuito creato da me. Posso caricarlo nella lista del software senza metterlo nell'intento? Il nome di un medio, sì, quello intento e metti tachipirina. Ok, sì, puoi. Se è un circuito creato da me, posso caricarlo? Sì, puoi caricarlo, puoi metterlo nella parte dei testi del test. Timone, proprio all'interno del quadrato. Allora, vi dicevo, Malcolm Reichardt. Le Malcolm Reichardt, ve ne mostro una appena scaricata, ed è la testa. Sono in piccole, ma si leggono bene, ne possiamo mettere fino a 6, si crea anche qui la rata, si trova la frequenza, la durata, si invia se è esterna oppure invia il trattamento. Maniera molto simile è la parte dei sangevini. Allora, adesso vi mostro anche quello, Sangivini. Interrompo la condivisione, riprendo la condivisione. Il
Pendolo è imprescindibile, non è... ci stanno dei software che fanno tutto in automatico, ma no, no, dai, no, no. Allora, qui abbiamo due parti. Abbiamo le parti del corpo, è ovvio che se dobbiamo trattare più parti va fatto più volte il passaggio, ma anche qui c'è un trucchetto. Andiamo a mettere San Girini. Vediamo, ecco, le parti del corpo. Andiamo a mettere, che ne so, che è questo? Mettiamo il fegato, ok? E qui andiamo a mettere le varie malattie. Ho messo all'interno del materiale anche il manuale automatico. Lo puoi fare nel caso in cui non c'hai il pendolo. Ok, allora sì, ma se abbiamo il pendolo ci mettiamo 5 minuti, dai, su, no, non mi pare che sia niente di terribilmente grave, ecco. Allora, quindi abbiamo detto le malattie, mettiamo, che ne so, vabbè, ho messo il fegato, mettiamo infiammazione, ok? Quindi anche qui rate, eccetera, oppure la frequenza audio, oppure l'invio del trattamento, che nella tradizione di San Gerini sono sempre 15 secondi. Al centro si può cliccare e mettere la foto del testimone se vogliamo, se vogliamo rafforzarlo ancora di più. Ok? Vediamo che altro vi posso far vedere di curioso. I San Gerini combinati, cioè nel caso in cui c'è il discorso che ci sono più parti del corpo con più disturbi, allora andiamo a mettere qui, ne ho messi 3, 4, 5, 10, 12, 14, fino a 14. Qui si mette il testimone della persona, che intanto abbiamo scritto come sempre qui, e via, ok, anche qui per 15 secondi. Vediamo che altro di curioso vi posso far vedere. Vabbè, c'è lo scap, ho messo anche lo scap, e come sapete è un circuito che a me affascina tantissimo. Questo caso l'ho fatto un po' diverso, essendo che il testimone va al centro. Allora, che cosa ho fatto? Puoi scriverlo qui, quindi Emiliano Amici 150183, oppure ci metti la foto. Vabbè, eccomi qua. E questo, vabbè, è una piccola cosa che devo sistemare, ma non è niente di che. Il bello è che ho fatto pure il collaudo del software, ma vabbè. Però quelle sono cose che in 5 minuti faccio, quindi il tempo che acquistate il software, che andate a vedere già il software pronto. Altra cosa che vi posso far vedere, una cosa curiosa, vabbè, energizzatore, la rivitalizzazione, perché questo è un po' più complesso, un po' più complesso.
Allora, rivitalizzazione, rivitalizzazione. Testimone e blocco rate, quello è fisso. Qui abbiamo qui possiamo scegliere quale circuito inserire, quindi o Antacarana, il cubo di Metatron, il decagono, il fiore della vita, stella a 6 punti, il tipo decagono, lo pianta, ritroviamo con il pendolo. E qui abbiamo i potenziometri che vanno da 1 a 9, o meglio da 0 a 9, quindi con una scala si prende il pendolo e si chiede quant'è il valore di rata U1, metti caso 5, qual è il valore di rata 2, 8, di rata 3, 4. Quindi andiamo a mettere qui i vari numeri che escono fuori. Ok, mettiamo che ci esce il cubo di Metatron e ci serve il verde. Andiamo a inserire la geometria sacra, quindi andiamo a scaricarci anche da internet i circuiti. Andiamo poi a inserire il testimone della persona. Ci troviamo in una situazione come questo. Per JPG, no. No, perché tanto poi lui lo comprime in automatico. Rad invia frequenza e via. Quindi anche questo poi, come vedete, è un software complesso, ma alla fine i moduli erano sempre quelli. Neutralizzatore, altra cosa molto curiosa. Ecco qua, anche qui i dati bla bla bla, e qui si mette il testimone della persona. No, ho sbagliato anche qui. Questo è da correggere. Scusate, ma purtroppo poi le cose ogni tanto me le perdo. Qui perché ho sbagliato io. Ok, sì. Allora, un attimo solo che ve lo rimetto, il neutralizzatore. Tanto ecco, sono delle cose che si sistemano in 5 minuti. Adesso perché c'ho il computer giù, perché sennò intanto le esiste. Bravo, basta cliccare qui al centro e c'è la possibilità appunto di mettere come sempre il testimone. L'invio del trattamento in questo caso è tarato su un minuto, ok? Proprio secondo le istruzioni. Qualcuno ha detto che i sangevini, o meglio il neutralizzatore, non si usa sulle persone. È una sciocchezza, soprattutto chi fa il pendolo ebraico. Metti caso, escono fuori miasma, invidia, fatture, stareste le ore. Un passaggio di un minuto all'interno del neutralizzatore, anche su carta, vi consente già di togliere tante cose e andare ad agire proprio sullo stretto indispensabile. Un altro schema che vi mostro in onore del nostro Mauro, è la prima volta che lo vede anche lui, è tutta la parte sulla agricoltura. Allora, anche qui soliti blocchi, poi piante grasse.
abbiamo le principali piante grasse, i concimi e le malattie, così come quelle delle piante da frutto e le piante arboree. E anche qui le piante hanno le rate, bla 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 bla. Ok? Poi io intanto scrivo se percepisco che c'è qualcosa che manca, poi andrò a controllare. Poi, altra cosa, vediamo che cos'altro vi posso far vedere. Strumenti, la Hieronymus Machine. Questa ci ho messo un po' per farla, ma mi è riuscita. Ecco qua. Allora, il pino marittimo, mi pare che c'è. Allora, qui va il testimone. Qui va inserita la potenza a blocchi di 2, perché vedete c'è da 0 a 10, c'è 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Quindi si trova la potenza ovviamente sempre con il pendolo e qui si mette l'intento. Quindi, che ne so, abbondanza. Invia il trattamento. Vedete che qui già c'è il cristallo. Ok, diciamo che questo è tutto il software. Andare a farvi vedere altre cose, ma intanto vi dico che cosa si può fare. Anzi, no, se permettete, c'è una cosa che vi voglio far vedere. Abbiamo antifumo, le mappe del corpo, la melatonina, tutti i neurotrasmettitori, gli organi del corpo umano. Ieri, che cosa ho fatto? Ho fatto questa parte folle, sono stato folle, che praticamente, grazie al libro di Fernando Portone, ho fatto questo. Organi dell'apparato tegumentario. Quindi, osteoarticolare, muscolare, digerente, respiratorio, cardiovascolare, linfatico, urinario, genitale maschile, genitale femminile, endocrino, nervoso cerebro spinale, sistema neurovegetativo e organi di senso. E qui sono riuscito a dividere tra bocca, vista, olfatto, orecchio. Apro e chiudo. Queste voci le ho tutte aggiunte a mano, perché il PDF era un'immagine. Potete immaginare pure che cosa mi è uscito dalla bocca. Perché è stato davvero lungo, sono state circa 4 ore solo per fare questa parte qua. Che cos'altro vi posso far vedere? Che cos'altro vi posso far vedere? Dissolvitore emotivo c'è, poi c'è la cromo, ma sugli animali, ma certo. Abbiamo il verde negativo, abbiamo lo scap, i cristalli, i sangiovini, appunto, le sostanze naturali, quindi i complessi vitaminici, i
C'hanno dei ripari, gli integratori, gli oligoelementi, sali di Schussler, sono tutti blocchi uguali. Nel momento in cui andate a capire come funzionano le parti delle testimoni, l'invio del trattamento, il resto è tutto molto semplice. Vi faccio vedere una prova su di me. Allora, vi faccio vedere, guarda, è folle. E tieni presente, no, è un altro libro ancora. Allora, che poi quelle volendo le puoi sempre andare a testare. Allora, voglio fare energizzatore, che adesso vi mostro. È una cosetta molto semplice in quello che tu sai, hanno messo gli Aura Soma, quelli anche, ma non li conosco, non mi piacciono. Però è una cosa, come vi ho detto, è un software che viene aggiornato, quindi ogni volta poi lo dovrete cancellare e poi reinstallare. Ok, allora andiamo a fare un test su di me. Ecco qua. Allora, vediamo un po' se ho la scala, se no c'ho tutto tranne che la scala qui sotto. Aspetta. No. Vabbè, mi posso fare tranquillamente la mia scala su carta. Settings, no, un attimo che se lo nascondo. Secondo, non capisco. Dicevo, che sfiga, stasera non funziona la telecamera esterna, e non capisco perché. Però ve lo posso far vedere lo stesso. Anzi, già che ci state, mi fate voi un test se avete il pendolo, anzi, ve lo fate voi. Almeno io non posso essere additato come quello che ha fatto il paravento. Quindi chiedo a uno di voi, a due o a tre, di farmi un test su quella che è la mia energia ora. Potete fare o in bovis oppure con una scala che va da 0 a di 10. È vero, è proprio vero. Aspetto che qualcuno di voi mi faccia questo test. Ok, allora metto Emiliano Amici 15
01-1983, intento rivitalizzazione. Ok, anche 7 su 10, 5 su 10, diciamo che stiamo più o meno lì. Mettiamo la mia foto. Vabbè, è la mia foto questa. Ok, devo sistemare sta cosa anche qui. Energizzatore la foto. Ok, però insomma c'è, perché comunque c'è il mio dato l'invio è sui 3 minuti, anche se credo che qualcosetta in meno, anzi sì, sicuramente in meno, quindi c'è da correggere la didascalia. Ok. Ok, ora rifate il test. Intanto mi prendo il manuale delle rate e ve lo faccio vedere. Scarica. Ok, oltre scala positivo, bene. Ok, 8 su 10, da 10 a 19.000, quindi è aumentato, da 8 a 12, da 13 a 21, sì, poi sui BOFIS, va bene, un discorso a parte, ma la cosa importante è che avete visto come in quanto 30 secondi il software mi ha caricato energeticamente. Ok, l'ho fatto fare a voi apposta. Vi faccio vedere da 5 a 10, ecco, visto? Con quanto? 26 secondi scarsi. Vi mostro in conclusione le rate radioniche. Allora, dove stai? Dove stai? StreamYard. Allora, le rate. Forse questo. Ok, condivido. Allora, manuale delle rate. Tutte le rate. Parti della colonna vertebrale dell'apparato di TG erente escretore. Vedete, c'è la rata, c'è la frequenza in hertz e la durata in secondi. Quindi, come vi dicevo prima, voi se metti caso, vi esce endometriosi.
Sapete che la rata è 8,0 bla bla bla, che la sequenza è 1000, e la frequenza è 1700 Q48 e la durata sono 344 secondi. Andate a chiedere con il pendolo, questi dati sono efficaci? Se sì, quanto da 0 a 10? Se vi dà un valore che è superiore a 8, allora andate a inserire la rata, andate a inserire la frequenza e la durata. Altrimenti, rata, frequenza e durata ve li cercate per conto vostro, con l'unico vantaggio che la rata si può generare con il tastino verde C. Ok? Cliccando quello hai già la rata prestabilita. Allora, questo è il software, ok? Se ci sono delle domande, sto qui, potete già acquistarlo. Stiamo a 97 euro. Vi si apre un nuovo box all'interno della vostra area privata in cui ci sono tutte le cartelle e il file di installazione. Adesso purtroppo non ve lo posso far vedere perché il software, questo stream, gli ha molto limitato. Sì, non capisco tu come hai fatto, ma va bene, ok. Allora, quando installate il software, come qualsiasi altro programma, vi crea, puoi installare su due PC? Sì. Ovviamente che non siano Mac, perché purtroppo il Mac, addirittura mi ha detto un mio ex cliente programmatore, dovrei rifare il software con un altro linguaggio di programmazione. No, grazie. Se ne parla proprio, però potete cercare di comprendere come funzionano le macchine virtuali, quindi installare Windows in una partizione del vostro Mac. Una cosa un po' complessa, ma è fattibile. Quindi avete un box nella vostra area con tutte le istruzioni. Ricordo che avete oltre 200 carte di Malcolm Rae, i 44 sigilli, i sangevini, circuiti, quadranti, manuale delle rate. E per chi si avvicina alla radiestesia c'è anche il mio corso base in incluso. Ok? Chiedo alle persone che stanno acquistando di non installarlo subito. Vi chiedo di attendere un quarto d'ora da quando si chiude questa live, perché almeno mi vado a fare le ultime modifichette e poi potete giocarci come e quanto voi. Quando installerete il software, vi si installa uno shortcut. Che cos'è? È l'icona sul desktop che si chiama proprio Harmony Wave. Vi basta fare il doppio clic su quello. Il link dell'acquisto sta sul post cioè se tu vai su Facebook dove c'è la live, c'hai il link. Sì, aspetta appena attacco.
Mi calcola, guarda, calcola un quarto d'ora. Un quarto d'ora, ma anche meno, mi prendo un quarto d'ora giusto per stare tranquillo. Quando lo installate, vi compare in genere una schermata blu in cui si dice il software non è sicuro. Come vi ho detto, invece, il software è sicurissimo. Quindi vi basta mettere eseguire comunque e poi fare tutta la procedura. Vi ricordo che vi potete scaricare anche uno dei due software che mi consentiranno, in caso ci fossero problemi, di entrare ovviamente con voi in presenza, quello è chiaro, di entrare nel vostro computer. Così provo a installarlo io a distanza. Ok? Nel caso in cui, se proprio il software non si riesce a installare i 97 euro, vi vengono convertiti in corsi di formazione più o meno di quello stesso valore. Allora, se ci sono delle domande, sto qua ancora per, diciamo, fino a quando la batteria tiene, quindi ancora almeno ancora 10 minuti. È un software questo che poi viene aggiornato. Se capite questo, quelli dopo vi saranno ancora più familiari. Ad esempio, il prossimo, una sezione con le FAQ, no, non l'ho fatta, ma la dovrò fare, ma non sul software, ma sul mio sito internet, sul mio sito internet, perché ho già predisposto una pagina, quindi lì ci andrò a mettere sicuramente delle cose, quello lo posso fare dopo tranquillamente. Il prossimo software che uscirà è un software sugli agenti patogeni, quindi virus, i batteri, il COVID, i vaccini di qualsiasi tipo, Spike e quant'altro. È un software molto più piccolo e quello starà intorno ai 40 euro. E ne parlerò verso fine aprile. Come vi dicevo, il software comunque è in aggiornamento. Il vantaggio, sì, è un po' falloso perché dovete disinstallarlo e reinstallarlo. Sì, è vero, ma non è un qualcosa che, grazie Barbara, grazie mille. Però ecco, non è che mettete dei dati che poi andate a perdere, ok? Quindi, una volta reinstallato, avete il vostro software bello, già tutto quanto pronto, con delle cose nuove su cui già sto lavorando. Vi faccio vedere solo una ultima voce.
deve ancora mettere, è vero, lo deve ancora mettere, è vero, la parte sulle rune, ok? Non lo trovi nell'area riservata. Aspetta, ti vado a controllare l'area riservata tua, ti chiami Maria Pia. Vediamo un po' che cosa è successo. No, in effetti non ci è l'hai. Ah, come mai? A meno che... Ah, aspetta, aspetta. Allora, intanto adesso ci è l'hai. Fammi controllare. No, lei ok. Allora, adesso ci è l'hai, eh? Grazie, Robby. Rune, in realtà le rune già ci stanno, non l'ho messo io. La pulizia energetica dell'ambiente dove la trovi? In geopatie, sì. Allora, Roberta, non ce l'hai manco te? Ma che è successo? Come mai? Come mai? Forse perché ho sbagliato. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo un po'. Harmony, vediamo un po'. Quindi un attimo solo, per tutti quelli che hanno acquistato. No. Giusto, aspetta, vediamo un attimo te. Allora, te risulta che l'hai comprato. Guarda, allora, lo trovate a destra in fondo, è l'ultima voce. Dove avete anche il link al gruppo di Telegram. Controllo altre persone. No, quelle altre le hanno. Ok. Allora io vi dico di installarlo già da domani mattina, così almeno c'ho tutto. No, purtroppo no, Elena, no, per un semplice discorso, era un casino con la privacy. No, purtroppo no. C'è però un file all'interno del materiale che è una scheda tecnica, è una scheda di lavoro del cliente, lì vi potete annotare ciò che volete. No. Purtroppo quello no, perché lì subentrava un problema di privacy e quant'altro. Ovviamente avete anche il consenso informato e l'informativa sulla privacy e anche il corso sulla legge 4 e l'attestato. Avete la possibilità anche di scaricarvi il CERT certificato del software, il certificato di possesso del software. Si può stampare il trattamento per adesso no, ma quella è una cosa che sicuramente proverò a fare. È una cosa un po' tecnica. Non ci sono riuscito a farlo, ma in qualche modo qualcosa mi riesco a inventare. In caso vi tenete aperto
ha aperto il blocco note di Windows, scrivi, vedi lì. Purtroppo non sono un programmatore, ho fatto già un lavoro come avete visto che ho cominciato il 4 febbraio, un lavoro immenso, poi già c'è un altro software, avrete anche le rune, funzionano allo stesso identico modo degli altri blocchi. Allora, se non ci sono altre domande, io vi saluto e grazie. Poi nei prossimi giorni, comunque vi aggiorno per qualsiasi cambiamento si può fare uno screenshot, sì, anche. Vi dico, vediamo se c'è qualcos'altro. No, vi ho fatto vedere le cose più curiose. Avete comunque il manuale, poi vi invito un po' a fare voi un po' di prove anche per conto vostro. Ok, allora ci sentiamo i prossimi giorni. Nel caso in cui esista una un'agenda cliente, no, l'ho detto adesso, no, non è possibile perché era proprio un problema di privacy. Allora, grazie a voi. Allora, tanto questa presentazione vi resta. E per quanto riguarda la fase iniziale di installazione, vi faccio degli screenshot che vi trovate diciamo, all'interno del materiale. Ora apporto quei piccoli cambiamenti, quelle piccolissime cose e credo che già da domani potete tranquillamente iniziare a scaricare il vostro software. Ok, allora vado ad apportare queste modifiche e da domani potete tranquillamente iniziare a scaricarlo. Grazie a tutti, grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao. Ok, quando vuoi, tanto quando vuoi sto qua. Patrizia, grazie. Ciao a tutti.